del presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto in via Galeno allo scalo di Rosseno, ad accogliere il presidente Pasqualina Straface, il consigliere Giuseppe Graziano, il senatore di Fratelli d'Italia Ernesto Rapani e l'assessore regionale Gianluca Gallo e il deputato Francesco Cannizzaro. Pasqualina io la sento ogni giorno, ci sentiamo spessissimo, mi faccio raccontare come va la campagna elettorale. Ieri gli ho detto che sarei stato stamattina in Basilicata e mi sarebbe piaciuto salutarla nel pomeriggio, prendere un gelato con lei. Ho visto che non l'ho preso solo con lei, ma l'ho preso con centinaia di persone. Sono molto contento che ci sia questo entusiasmo. Sono molto riconoscente a Pasqualina Straface perché sta facendo un lavoro straordinario in Consiglio regionale. E per me perderla in Consiglio regionale è appunto una grave perdita, ma spero invece che possa utilizzare la sua esperienza, il suo equilibrio, le sue capacità, la sua grinta per essere un sindaco straordinario. Quindi è evidente che io tifo per Pasqualina Straface, sindaco di Corigliano Rosseno. Con il gruppo di azione che Graziano rappresenta in Consiglio regionale c'è un solido rapporto politico, per cui è chiaro che poi si parla anche a livello locale. Credo abbiamo fatto una candidatura, quella di Pasqualina Straface, che sia utile a vincere le elezioni in questa città importante, una delle più importanti della Calabria. Azione ha dei dirigenti di primissimo livello, di grande qualità, e sono molto contento che abbiano capito che insieme si vince, divisi invece si rischia di far vincere gli altri. Beh, in Calabria sicuramente ci sono ancora tantissime cose da fare. Io ho coscienza che il governo regionale, questa maggioranza rappresentata qui da Pasqualina Straface e da Graziano, ha fatto in 2 anni molto più di quanto è stato fatto negli ultimi 20 anni in Calabria. Ma questo non ci deve rendere soddisfatti, perché questa è una regione che ha accumulato tantissimo ritardo e quindi bisogna lavorare intensamente per fare ancora di più. Però aver portato 3 miliardi e mezzo per la 106 in soli 2 anni, quando nei precedenti 20 anni non era stato dato un centesimo per la 106, a parte il terzo macrolotto, aver disposto l'elettrificazione della ferrovia ionica, quando negli anni passati siamo fatti soltanto proclami, invece l'elettrificazione l'avremo entro l'anno prossimo, aver riavviato i lavori dell'ospedale della Sibaritide, che, lo ripeto, partiranno da qui a qualche settimana, mentre questo ospedale, che era un ospedale del 2007, rischiava di essere un reliquato di architettura sanitaria ormai superata, perché i prezzi e i modi di progettare gli ospedali del 2007 non sono quelli del 2024. Credo che questi siano importanti risultati ottenuti in solo 2 anni.